Allora, dall'inizio della politica regionale, le aree nell'area obiettivo 1, quindi nell'area obiettivo che ora chiamiamo convergenza, quella delle regioni in più ritardo di sviluppo, erano 59. Di queste, 20 uscirono alla fine del terzo periodo, quindi alla fine del 2006 sono uscite 20 regioni, il che è un grande passo avanti perché comunque dimostra che c'è stato un miglioramento, anche se come vi dicevo molte di queste zone che sono uscite poi sono rientrate, tipo la Sardegna o tipo la Basilicata, sono rientrate dopo la crisi, ci sono stati dei rientri, dei ritorni. E, i paesi hanno dimostrato questi paesi un aumento del PIL, però dobbiamo dire che dobbiamo diffidare dagli indicatori di tipo puramente quantitativo. Perché ci sono delle variazioni, delle oscillazioni che sono troppo deboli. Infatti la crisi, come ha dimostrato, ha annullato in un solo anno quello che era stato costruito in 10 anni. E quindi questi indicatori di tipo quantitativo, quindi di tipo economico, più puramente economico, sono da tenere ai margini, sono da guardare con sospetto. Per esempio, guardiamo i tassi di disoccupazione. I valori, la migrazione, ecco sì, per esempio, qua l'avevo scritto, ovviamente è desolante il quadro. Guardiamo, il sud Italia è proprio rosso, che rosso vuol dire rosso acceso, acceso, cioè vedi che stanno peggio. Ah, questa qui è la differenza tra gli obiettivi della strategia di Lisbona e quelli che invece sono stati raggiunti dagli stati. I 12 punti di percentuale di differenza, quindi mancano 12 punti al raggiungimento di quegli obiettivi lì, quindi siamo messi proprio maluccio. E sono tutti paesi comunque della coesione, come vedete, abbastanza omogenea anche come situazione. E, per esempio, nel periodo 2000-2011 c'è stato un incremento dell'occupazione, però questo da che cosa era legato? Era legato al fatto che comunque c'erano dei flussi, la possibilità di occupazioni legate a progetti oppure investimenti infrastrutturali, ovviamente mobiti da una serie di capitale umano, nel senso di manovalanza che va lì a lavorare, quindi ci sono delle migrazioni in questo senso. C'è l'influenza sull'occupazione, cambia proprio in virtù di fattori temporanei, mentre invece bisognerebbe calcolare quelli che sono gli impatti più, di natura più duratura, che ora vediamo più avanti. Ora vediamo brevemente questo tasso di disoccupazione giovanile, che comunque è desolante perché è il tasso che è aumentato di più, la disoccupazione giovanile dopo la crisi. È aumentata in Spagna addirittura di 17 punti percentuali, in Italia siamo a livelli aspettate, che mi ripeto le regioni, in Italia stiamo, allora, a livello dell'Unione Europea la disoccupazione giovanile è passata dal 16% del 2008 al 21% nel 2011. In 52 regioni un giovane in età lavorativa su 3 è disoccupato. In 11 di queste regioni, e principalmente in Spagna e in Grecia, il rapporto addirittura è di 1 su 2. Poi ci sono questi NEET che vi ho messo a fianco, che sono i giovani dai 15 ai 24 anni, che sono disoccupati e non sono iscritti a nessun corso di formazione, quindi sono praticamente immobili. E questa, allora, in Italia la quota netta ha raggiunto il 22,7% della popolazione, con valori superiori al 35% in Campania e in Sicilia, con valori dal 30 al 31% in Calabria e in Puglia. Quindi siamo messi abbastanza male. Continua inoltre a risultare elevata in Italia l'incidenza delle unità di lavoro irregolari, che sono, dunque, vediamo un attimo. Che sono ovviamente il nero che ci caratterizza, e poi ci sono anche da considerare tutti i cassaintegrati dopo la crisi, che sono 350.000 persone in Italia. Quindi insomma la situazione è abbastanza desolante. Alla disoccupazione si collega ovviamente l'incidenza sulla povertà relativa in Italia. Come vedete, le regioni del Mezzogiorno sono quelle che proprio occupano il top 10
della classifica. Quindi questa è la situazione dell'Italia. Quindi la politica, se dobbiamo considerare queste cose, la politica regionale europea ha funzionato, dobbiamo dire no, perché ovviamente basta una piccola crisi, insomma piccola, un attimino di crisi per eliminare tutti i benefici acquisiti, che comunque non erano, come vedete noi siamo ancora nell'obiettivo 1, ancora nell'obiettivo convergenza, quindi comunque i problemi seri, strutturali di disoccupazione, PIL basso, comunque rimanevano. I principali meriti della politica di coesione europea vanno rintracciati proprio in queste, nelle valutazioni di tipo qualitativa, cioè nello sviluppo di un approccio sistemico e policentrico maturato dalle amministrazioni regionali. Soprattutto le amministrazioni regionali in questo senso sono cresciute moltissimo, perché si sono dotate di strumenti che hanno permesso una gestione del territorio vero, che prima gli era ignota perché appunto non avevano i mezzi per farlo. Ora con la riforma del titolo V, con questi che possono essere chiamati processi di europeizzazione, nel senso che ci sono dei criteri, dei principi europei che sono stati fatti nostri dal nostro territorio, perché per raggiungere quegli obiettivi, per raggiungere quel tipo di finanziamento ci dobbiamo adeguare, no? E quindi questo ha migliorato anche gli strumenti di governance del territorio. E quindi, come abbiamo visto prima, i PIS, i PIT, l'area vasta, tutti quegli strumenti di negoziazione programmata sono stati messi insieme dalla Regione Puglia proprio perché ha fatto suo i principi alla base dell'Unione Europea. La Regione Puglia poi in particolare è riuscita a utilizzare meglio gli strumenti comunitari perché anche ha iniziato ad aprirsi, quindi questi strumenti partecipati, questa apertura ai cittadini, per esempio oggi i laboratori dal basso sono proprio un esempio tipico di questo tipo nuovo di approccio, no? Uno sviluppo più dal basso, una concertazione più dal basso, attraverso una serie di progetti che sono innovativi e che hanno portato la Puglia anche ad essere premiata a livello europeo, come per esempio Principi Attivi. Principi Attivi è uno strumento innovativo che ha avuto un successo enorme, infatti siamo alla sesta edizione, non mi ricordo quante edizioni hanno fatto già di Principi Attivi. Quindi questo è una cosa che è un valore innovativo che l'Europa ha portato alle nostre vite. La maggiore territorializzazione dedicata dall'approccio bottom up, abbiamo detto ora, e quindi la maggiore e più diffusa capacità gestionale e progettuale delle regioni, e infatti noi siamo una delle regioni che ha speso meglio finora, e la maggiore partecipazione attraverso una cooperazione più efficiente sia di natura orizzontale che di natura verticale, maggiore efficienza e rigore nelle fasi di monitoraggio e valutazione, la maggiore apertura delle regioni verso l'esterno, e la migliorata capacità delle regioni attraverso l'adozione di nuovi strumenti di governance e la territorializzazione delle politiche regionali. E poi la capacità di coinvolgere un numero di stakeholders sempre più diverso e diversificato. Quindi questi sono dei valori nuovi che sono stati portati dalla politica di coesione europea, che se non ha inciso a livello quantitativo come sviluppo di dinamiche socio-economiche, che comunque non dovrebbero dipendere dall'Unione Europea, ma dovrebbero dipendere dallo Stato o da altri fattori, ha inciso positivamente su questa gestione, sulla governance, sul governo, sul modo di intendere anche il territorio, sulla trasparenza, sulla partecipazione. È per questo che noi ora possiamo accedere molto più facilmente a tutta una serie di strumenti che prima c'erano completamente sconosciuti. Ora vediamo la nuova programmazione brevemente, vediamo come stiamo con i tempi, siamo un po' strettini, va bene, allora andiamo velocemente alla nuova programmazione. Quindi la nuova programmazione, 325 miliardi di euro, pari al 36% del bilancio comunitario, 164 milioni sono destinati alle regioni meno sviluppate, cioè il 27% della popolazione, 32 miliardi per le regioni in transizione, 49 miliardi per le regioni più evolute. Il quadro della distribuzione territoriale dei finanziamenti rimane quasi inalterato, se non la Spagna ha qualche miglioramento,
Ma comunque le zone interessate dalla coesione sono sempre le stesse. Questi sono, quelli in viola sono i paesi che sono destinatari del fondo di coesione, quello che dicevamo prima, no? E poi ci sono i paesi dell'Interreg, sempre la zona Interreg che rimane inalterata e che comprende tutte le aree di confine. Allora, quali sono le principali innovazioni di questa nuova programmazione? Sicuramente il fatto che dicevamo prima, noi abbiamo Fabrizio Barca, che è anche stato ministro per la coesione territoriale in Italia, è uno dei principali esperti sui fondi strutturali ed è stato chiamato da Danuta Uben, che è a capo della Direzione Generale per la Coesione. E per fare il check-in, il check-up, non check-in, il check-up della situazione dei fondi strutturali in Europa, come funzionano, perché non funzionano, funzionano, non funzionano, cosa dovremmo fare. E lui ha fatto questo documento che è stato accettato dall'Unione Europea e che sulla base di questo documento ha fatto questa nuova riforma dei fondi strutturali. Quindi guardate che ci abbiamo noi a casa. Ora Fabrizio Barca è responsabile dell'ideazione delle aree vaste, delle cose che diremo ora, della nuova riforma in Italia. E quindi, cos'è che dice Barca e che comunque è stato adottato dall'Unione Europea? Dice che i fondi europei va bene estenderli a tutto il territorio europeo, come abbiamo visto prima, e che come vedete è confermato anche in questa nuova programmazione, sono tutti compresi i territori europei. Va bene fare questa distribuzione più omogenea e trattare il territorio Europa come un tutt'uno, però dobbiamo stare attenti a ottimizzare queste fonti di finanziamento, a ragionare per obiettivi specifici, a trattare il territorio non come un tutt'uno, ma per priorità di intervento. Quindi la nuova programmazione europea dovrà essere destinata a delle aree che sono comprese in questa programmazione, ma che individuano degli obiettivi specifici e su questi obiettivi specifici si concentrano poche priorità di azione, che sono distinte in due grandi gruppi: investimenti dedicati alle persone, e quindi occupazione, istruzione, inclusione sociale, miglioramento della pubblica istruzione, e investimenti a favore della crescita, quindi ricerca, innovazione, tecnologia per l'informazione, competitività delle piccole e medie imprese, economia a basse emissioni di carbonio. Quindi bisogna ragionare per obiettivi specifici, basta prendere tutto il territorio come un tutt'uno, come area vasta o come PIS o come PIT, queste aree che non hanno senso e che poi individuano, perché che cosa hanno fatto queste istituzioni che ha fatto la Regione Puglia? Hanno individuato, ogni comune ha individuato un singolo progetto, un campanile, il basolato, una singola cosa e hanno finanziato queste cose qui. Quindi il ragionamento poi territoriale ha validità fino a un certo punto, perché poi si rischia sempre la leopardizzazione e la dispersione delle risorse. Se invece si ragiona per obiettivi strategici, allora ha più significato, si ha più la possibilità di incidere positivamente sul territorio. Ora, questi obiettivi strategici ve li faccio vedere così, ve li faccio vedere subito. Sono gli obiettivi strategici inseriti all'interno della strategia Europa 2020. Allora, la strategia Europa 2020 ragiona su tre cardini di sviluppo. Lei vuole uno sviluppo, lei è diventata un'entità, vuole uno sviluppo che sia intelligente, quindi la smart economy, lo smart in tutto, intelligente, sostenibile ed inclusiva. Quindi abbiamo ricerca e sviluppo che ricoprono un posto rilevante, molto rilevante all'interno della nuova strategia, la sostenibilità, che vuol dire sostenibilità ambientale ma anche economica e sociale, sociale soprattutto, cioè l'occupazione, quindi il mercato del lavoro che dicevamo prima, e l'integrazione sociale. Ora, quali sono gli obiettivi della strategia Europa 2020? Ah, l'ho scritto qua, perfetto. Per esempio, Europa 2020 dice che l'occupazione
deve arrivare ad avere in Europa, bisogna che raggiungere il 75% degli occupati nella fascia tra i 20 e i 34 anni. 64 anni, scusate. E 64 anni, il 75%. Quindi siamo già parecchio lontani. Integrazione sociale, portare le persone a rischio di povertà a 20 milioni. Ora siamo a 114 milioni. Per lo sviluppo sostenibile, e quindi di conseguenza, ora ragioniamo per obiettivi, visto che si ragiona così, ora l'obiettivo che si propone per la programmazione dell'Italia è l'obiettivo 8, occupazione, e l'obiettivo 9, inclusione sociale e lotta alla povertà. Quindi questo è un obiettivo tematico che troveremo, ricordatevelo che ve lo faccio vedere su un altro schema. Poi sostenibile, clima ed energia, ridurre le emissioni di gas serra del 30% rispetto ai livelli del 90%. Ricavare il 20% dell'energia dalle fonti rinnovabili e aumentare il 20% dell'efficienza energetica. E gli obiettivi sono competitività dei sistemi produttivi, energia sostenibile, clima e rischi ambientali, tutela dell'ambiente e valorizzazione delle risorse ambientali, mobilità sostenibile di persone e merci. Poi, per quanto riguarda intelligente, abbiamo innovazione e istruzione. Innovazione, investire il 3% del PIL in ricerca e sviluppo. Sappiamo noi come siamo come Italia? Sappiamo come stiamo? Siamo allo 0,3%. Istruzione, abbattere l'abbandono scolastico del 10% del totale e portare i laureati al 4% del totale. In Italia quindi abbiamo questi temi che sono l'OT1, ricerca e sviluppo tecnologico e innovazione, agenda digitale, istituzione e formazione, capacità istituzionale ed amministrativa. Quindi questi temi sono quelli che decidono la nuova programmazione in Italia e questi sono i fondi destinati a questi temi. Quindi i fondi ora sono indirizzati a obiettivi tematici. Vedete, sono 11 temi, 11 obiettivi tematici. Queste sono le regioni meno sviluppate, quelle in ritardo di sviluppo, come siamo noi, e queste invece sono quelle più sviluppate. Queste qui invece sono quelle in transizione, in phasing out. Quindi, come vedete, dove si concentrano di più i finanziamenti? Sull'OT2. Cos'era OT2? Aspetta. Allora, agenda digitale. Vedete? Si investe sull'innovazione. Si investe sull'innovazione. Quindi agenda digitale, pure OT8 e OT. Allora, OT8 mi sembra che era nella povertà e OT10. Vediamo un po'. Allora, OT8 era occupazione e OT10 istruzione e formazione. Quindi questi sono i temi sui quali si investe di più. Ora vediamo la differenza tra quanto era e quanto sarà a livello di finanziamenti. Quindi, dove aumentano i finanziamenti? Quelli in blu sono quelli nuovi. Aumentano a intervento a sostegno dell'innovazione e competitività delle imprese. Quindi l'innovazione, sempre. L'ambiente rimane uguale, l'infrastruttura di trasporto diminuisce radicalmente, quindi si cambia proprio il corso della politica, non si investe più in infrastrutture, ma si investe in tecnologie, in innovazione. Poi l'occupazione sostenibile di qualità aumenta, inclusione sociale aumenta. Istruzione e formazione professionale rimane più o meno, aumenta leggermente, altro, vabbè, diminuisce. Quindi l'Italia ora ragiona così, questi sono i settori. Però dice, per riuscire a rendere ancora migliore la gestione di questi fondi che già ragionano, no? Per obiettivi tematici, ora però bisogna trovare dei contenitori in grado di gestire meglio questi finanziamenti in modo più organico, perché il territorio è molto importante e la natura della politica ora è place-based, cioè basata sul luogo. Bisogna coniugare tutto in virtù del luogo. Allora, che cosa hanno fatto questi geni della politica? Hanno creato tre grandi contenitori. Questi grandi contenitori sono gli obiettivi strategici dell'Italia. Dell
mezzogiorno ovviamente, e poi due cose, sono le aree interne e le città. Vi ricordate che per la città l'Italia ha il più grande, la più grande destinazione delle risorse va alle città, ormai. Quindi questa che vedete è la mappa su cui stanno lavorando, sta lavorando Barca e la sua truppo e la sua equip. E quindi, come vedete, il rosso sono i poli di attrazione urbana, quindi le città, quelle più forti. Poi abbiamo queste aree un pochettino più scolorite, sempre sul rosso, che sono le aree di attrazione intercomunale e le aree di cintura, perché ovviamente non possiamo intendere la città, per esempio Lecce non è isolata, ma è circondata da un hinterland abbastanza fitto che crea una rete urbana abbastanza vasta, quindi possiamo intenderlo come un territorio più o meno omogeneo, no? Che gravita intorno a Lecce, Brindisi, ma insomma tutta la zona del Tarantino, è tutto un polo urbano, inteso tutto come un polo urbano, e quindi si ragiona per omogeneità territoriale, no? Mentre invece le aree in verde sono quelle che sono chiamate aree interne. Quindi le aree interne sono l'altro contenitore, città e aree interne. Okay? Vedete che noi abbiamo tutte e due abbastanza, sono abbastanza forti sul nostro territorio, inteso come Puglia, e noi diciamo che siamo più area interna che centro urbano, perché il centro urbano comunque sì, è limitato, calcolare il Salento è così, però vabbè. E quindi dobbiamo ragionare molto sulle aree interne. Dicono che ora la città sarà importante, le città metropolitane, perché le città metropolitane sono un'altra chiave pure di sviluppo, no? Sulla città metropolitana verranno indirizzati tutti i finanziamenti. In realtà non è vero, perché le aree interne occupano un posto di rilievo anche nella politica regionale e nazionale. Ora, voi associazione, comunque noi tutti, dobbiamo stare attenti a queste aree interne, perché ora siamo ancora in una borderline, no? Una specie di limbo, perché stiamo uscendo dalla vecchia programmazione e ci affacciamo alla nuova. Ancora non si capisce bene come saranno strutturate, le stanno ancora delineando, però in futuro dobbiamo tenere le antenne belle dritte, perché dalle aree interne verranno molti soldi, cioè saranno indirizzati tutti in questa direzione. Quindi aree interne che cosa significa? Significa ovviamente, significa tutto questo, significa il paesaggio rurale, significa tutta il territorio che è extraurbano, quindi dobbiamo inventare un modo per valorizzare tutto quello che non è città, noi. Poi se vogliamo valorizzare pure la città, ci sono anche altre occasioni della città. Per esempio, qui ci sono delle percentuali sulla superficie, vedete, occupata da ogni indicatore, no? Intermedio, no, polo è il 9%, intercomunale il 2,1% della popolazione italiana, 27,9% territorio di cintura, quindi questo è tutto territorio urbano e questo è tutto territorio rurale, quindi area interna. Vedete che la maggior parte è territorio di area interna, quindi i finanziamenti dedicati all'area interna saranno molto più numerosi, verosimilmente in proporzione, no? Quindi aree interne tenetele bene a mente, città pure, ci sono delle occasioni, ora sapete, no? Sulla città ci sono delle occasioni che interessano proprio Lecce, la città europea per la cultura, se riusciamo a candidarci, comunque se riusciamo a superare questo nuovo turno potrebbe essere anche un'occasione interessante. Allora, andiamo avanti. Allora, qui vi avevo fatto uno schema sull'importanza della città nella politica di coesione europea, ma possiamo andare tranquillamente avanti. Allora, le possibilità di finanziamento. Andiamo brevemente. Sì, ci mancano 10 minuti. Allora, ovviamente le aree interne si coniugano molto bene con quello che è l'IDER. Il LEADER è un'iniziativa comunitaria. È un'iniziativa comunitaria che ha avuto successo al pari di Interreg da subito, perché è destinata alle aree rurali e a permettere a tutte quelle imprese rurali o comunque a quei borghi che sono inseriti nel contesto rurale di svilupparsi in maniera appropriata, sostenibile e in linea con quelli che sono i dettami europei. E le parole chiave sono formazione, sviluppo di una rete e innovazione. Noi ne abbiamo
tante qui da noi. Qui siamo nella Valle della Cupa, no? Mi sembra. E, c'è l'area leader Valle della Cupa e su, il leader periodicamente, ovviamente, emana dei bandi, emette dei bandi che per corsi di formazione oppure per l'implementazione di strutture ricettive. E calcolate che le strutture ricettive che sono presenti nel Salento, per quanto riguarda il Sud Salento, per la metà sono finanziate da questo progetto, sono state nel tempo finanziate da questo progetto. Agenzie di, la costruzione di agenzie di servizio e per il recupero e la valorizzazione. Ora il leader è ancora più forte, perché non è più, il leader non esiste più. Ora fa parte della politica agricola comunitaria, è un'azione che fa parte della politica agricola comunitaria, che come sapete ha il principale e di poco sotto la politica di coesione per destinazione di budget, quindi ci sono moltissimi soldi da destinare proprio a queste iniziative qui. Quindi monitorare sicuramente la, le aree leader. Poi la regione Puglia la dovete guardare periodicamente, perché ha, prima di tutto dovete vedere il bollettino ufficiale della regione Puglia, dove nel BURF dove c'è scritto, ci sono tutti i bandi attivi, ma poi molto più facilmente potete andare nei vari settori di interesse, non lo so, cultura, turismo, agricoltura, nei vari settori di interesse poi sono attivi periodicamente dei bandi che permettono alle associazioni. I singoli cittadini non hanno grandi possibilità di accedere, perché bisogna essere un'entità giuridica e quindi bisogna essere riconosciuta dalla legge. L'associazione è l'unità minima per accedere ai finanziamenti. E, come cittadino possiamo accedere indirettamente su progetti che sono stati finanziati, ovviamente come in questo caso partecipiamo come cittadini, no? Comunque potete mettervi in collegamento sicuramente con i comuni, che sono sempre destinatari di progetti, sono l'unità minima numero uno, anche perché non hanno soldi e quindi l'unica possibilità è il comune, sono finanziamenti europei. E poi ci sono tutti i finanziamenti europei, quindi se andate sul sito dell'Europa, mettete Europa, www.europa.eu. No, non è www, scusate, è http, senza www, insomma, andate a europa.eu direttamente e ci sono le varie DG, le direzioni generali. Le varie direzioni generali hanno la sezione bandi. Nella sezione bandi troverete tutti i bandi attivi e le possibilità di entrarvi. Uno molto importante è Horizon, che non è 2020, ho messo 2020 ormai in tutto. Horizon, senza 2020, che è sulla ricerca, sulla formazione, se siete interessati come studenti, come per accedere a quel tipo di finanziamento. Se no ci sono gli altri, che sono tutti abbastanza, sono importanti anche come dotazione, sono abbastanza impegnativi questi. E poi ci sono anche quelli nazionali, per esempio quello lì del POGAS, del Ministero, non è il Ministero, il Dipartimento della Gioventù, è cambiato, Dipartimento della Gioventù, Solidarietà Sociale, insomma ci sono nei vari ministeri attivi comunque sempre dei bandi che sono da monitorare, sempre su internet bisogna vedere. Allora, sono le 1:25, facciamo un breve spot sulla progettazione, allora aspettate un attimo. Così vi fate pure una pausa, nel frattempo potete pensare a qualche domanda. Beh, prego. Aspetta un attimo. Questo lo devo togliere, che sennò non vedo bene. Sì, un po' incasinato tutto.
Allora. Faccio 5 minuti di seminario sulla progettazione. Inizio, velocissima. Allora, i bandi che vi dicevo che dovete reperire, ve li dovete prendere, stampare e leggere, ovviamente. Però questo non è una cosa banale, perché molte volte uno va direttamente all'obiettivo del bando senza leggerselo bene, quindi magari si va fuori tema e si toppa il bando. Allora, quindi lo step numero uno, io direi lo step numero zero è trovare il bando, andare alla ricerca del bando. Poi lettura del bando, formulazione dell'idea, perché l'idea deve essere innovativa, se no c'avete per esempio questo monastero, no? Valorizzare il monastero di Sant'Elia. Vabbè, grazie. Cos'è? L'idea innovativa dov'è? Allora, poi la stesura del progetto. Come? Ah, ci sono tante cose da fare. Cioè, non bisogna andare sulle utopie, sulle cose impossibili, bisogna andare molto sul concreto, infatti non muovo la dico. Allora, il bando va letto per obiettivi. Attività finanziabili. Questo è molto importante, perché bisogna leggere. Allora, ve lo dico, io ho fatto tanti anni la progettista e la. Ecco. Ah no, pensavo che mi stai dando il microfono. Così? Allora, ho fatto tanti anni da progettista, alla fine ho capito che l'idea sta nel bando, perché nel bando ti dicono che cosa vogliono, praticamente. Tu lo leggi bene, ti leggi bene le attività finanziabili e già hai capito che cosa, come devi scrivere il progetto. Quindi se ti leggi bene queste fasi, poi beneficiario è molto importante. Ci sono stati dei casi in cui abbiamo fatto il bando, abbiamo fatto tutto e poi il beneficiario non era adeguato, quindi o doveva essere un'associazione, o doveva essere un'impresa, doveva essere un comune e noi non avevamo le carte in regola. Il finanziamento è importante, questo perché è importante? Bisogna vedere la dotazione totale del finanziamento, quanti sono? 5 milioni di euro. Allora, il massimo dell'attività finanziabile quant'è? 1 milione di euro? Vuol dire che in Italia finanzieranno 5 progetti, è inutile proprio scriverlo, perché già l'hanno deciso, come questa la dica, aiuto. Però di fatto è così, quindi bisogna vedere qual è la dotazione, quali sono le risorse e se ci sono buone possibilità di farlo, se no si perde tempo e basta. La scadenza è importantissima, questa è una cosa importantissima, perché si arriva sempre alla fine, quando si è proprio al limite, che non si è ancora finito niente, quindi bisogna vedere la scadenza, se si hanno i tempi tecnici per avere tutto, e tutto vuol dire non solo l'idea, non solo il progetto scritto, ma anche tutti i documenti necessari. I documenti sono fondamentali, i documenti vanno fatti prima di scrivere tutto, perché soprattutto se si dipende dai comuni e dagli enti pubblici, una firma è una cosa impossibile, come chiedere la luna, quindi bisogna farlo con molto anticipo, i documenti richiesti. Allora, questo seminario in particolare era fatto su un progetto turistico, per sviluppare un progetto turistico per i ragazzi dell'università, però si può adattare. Ovviamente bisogna studiare la situazione, l'analisi della situazione. Ora vediamo, beh, qui andiamo avanti, ecco. Questa è la SWOT analysis, questa qui ormai la trovate ovunque, pure quando andate a fare la spesa, SWOT analysis, perché è la base proprio per vivere ormai. La SWOT analysis che cos'è? Non è altro che l'analisi delle forze, delle minacce, delle debolezze e delle opportunità, che vanno fatte in questo modo, nel senso che si studia il territorio e si vede qual è il nostro punto di forza. Il nostro punto di forza, Salento, è che siamo belli, siamo bravi, siamo molto molto simpatici. Allora, questo è il nostro punto di forza. Quale può essere la minaccia?
La minaccia può essere, che ne so, stereotipizzazione dell'immagine del Salento, commercializzazione, svilimento della cultura, una serie di cose che possono essere collegate, no? Che stanno succedendo, per esempio la notte della Taranta ormai è diventata una cosa che non se ne può più, perché c'è appunto una commercializzazione di questo stereotipo, è diventato ormai uno stereotipo. Ok, quindi punto di forza va direttamente collegato alle minacce, quindi quelli che trovate come punti di forza devono essere trasformati in minacce. I punti di debolezza invece sono il punto di partenza, sono le opportunità. Cioè, la debolezza qual è del nostro territorio? Una a caso, ce l'abbiamo da anni. Di che tipo di strutture? Carenza di informazione, una carenza di informazione, per esempio uno arriva, non sa, per esempio i segnali, la segnaletica stradale, questo è proprio un punto di debolezza, fortissimo. L'opportunità quale può essere? Può essere un progetto sulla segnaletica, per esempio, può essere così, non lo so, da questo viene il progetto, dalle punti di debolezza. Investire sui punti di forza non ha nessun senso, perché comunque si finirebbe per proporre qualcosa che già esiste, quindi non è innovativo e che magari non funziona neanche. Quindi se esiste in maniera sbagliata è un punto di debolezza. Per esempio gli info point ci sono, non è che non ci sono, però no? E quindi diventa una minaccia, cioè diventa sempre una debolezza. Su questo si ragiona per il progetto, per maturare il progetto. Allora, una volta che abbiamo individuato le opportunità, le debolezze e le opportunità, dobbiamo fare l'idea, il progetto. Se siamo in gruppo è molto più facile, perché si fa quel famoso brainstorming che è... Non ridere, guarda che è una cosa che funziona, fanno dei progetti bellissimi al brainstorming, perché ci si riunisce tutti insieme, l'ideale è avere una lavagna con dei punti da segnare, e ci si riunisce tutti insieme, si ragiona sulle minacce, soprattutto sulle idee, e si lasciano fluire, ci sono delle regole, il gruppo non deve essere troppo numeroso, quindi massimo 8 persone, e poi ci deve essere una persona addetta a scrivere, una persona che fa solo quello, magari interviene pure, e soprattutto non si deve interrompere, cioè dici voglio ospitare i marziani qua, no, non si interrompe, quella è un'idea, scriviamola, ed è venuta così, scriviamola. Ovviamente bisogna rimanere sempre sullo SWOT analysis, però comunque bisogna scrivere tutto, bisogna segnare tutto. Quindi da qui, questo qui è il processo del brainstorming, no? Quindi questa è la SWOT analysis, quindi provvede un'informazione di background, la definizione del problema, l'idea generale, si genera l'idea, la discussione, poi c'è la selezione delle idee. In questa fase qui si è finito il brainstorming, si vede tutto quello che sta scritto. Dopo che si è visto tutto quello che si è scritto, si dice ah va bene, i marziani allora togliamoli perché forse non è una buona idea, facciamo quest'altro, e si ragiona un po', si seleziona. E poi c'è il piano di azione su come implementare il progetto e si ragiona in questi termini. Allora, Barca dice che bisogna ragionare per obiettivi tematici, ma pure nei progetti bisogna ragionare per obiettivi. L'obiettivo è macro obiettivo, valorizzare il monastero di Sant'Elia, micro obiettivo, implementare servizi ai turisti. Per esempio, l'informazione per i turisti, anche se qua non lo consiglio perché per arrivare prima fate la segnaletica, poi dopo i servizi ai turisti. E quindi micro obiettivo e poi sui micro obiettivo si fanno le azioni. Queste sono le azioni, quindi dovete ragionare sempre così. Macro obiettivo, obiettivo generale, che può essere uno, possono essere pure diversi. Poi questo si esplode in vari obiettivi e poi su ogni obiettivo si genera l'azione, quindi implementare la segnaletica turistica per esempio può essere un'azione per rendere il luogo più raggiungibile, più, non so, più fruibile. Allora, questo è importantissimo per il settore turistico, però va bene per qualsiasi tipo di progetto, individuare il target, cioè le persone ai quali destinare questo progetto. Perché se è destinato
agli escursionisti, ai camminatori, per esempio, non può essere destinato anche alle famiglie, per esempio. Se si devono fare dei servizi poi che sono ad hoc su quel mercato lì che si va a individuare. Perché se non si centra nel mercato, anche come comunicazione, è come non esistere, è come non fare niente. E quindi bisogna poi lavorare molto sul tipo di target, studiare bene le caratteristiche per studiare bene quali sono le esigenze del gruppo che si vuole raggiungere e poi su quello disegnare tutto il progetto. E vabbè, queste cose sono tutte turistiche. E poi individuare i possibili partner e le convenzioni, voi lo sapete, individuare gli enti competenti e gli uffici, ovviamente questa è una cosa che va fatta. Allora, questa è una cosa molto interessante, che però è un po' complicata da spiegare, quindi io andrei avanti. Ecco, questo è molto importante, andiamo meglio su questo. Questo è il famoso Gantt. Il Gantt è un modello, è un timetable, è semplicemente un timetable. Qui bisogna mettere l'azione. Qual è l'azione? Implementare la segnaletica per raggiungere il monastero. Quanto tempo ci vuole? Ci vogliono 3 mesi. Anzi no, ci vuole 1 mese per progettarla. E allora è uscita un'altra attività. Attività 1, progettare la segnaletica turistica, 1 mese. E 2, farla realizzare, 2 mesi. Allora, 2 mesi parte da qui, 1 e 2. Siamo già arrivati a 3 mesi che ancora non abbiamo i segnali. Poi dobbiamo attivare un ufficio informazioni. E quanto tempo ci vuole? Dobbiamo reclutare il personale. Facciamo il bando. Può iniziare da qui o deve iniziare per forza da qui? E quindi bisogna decidere. Quindi con questo ci si rende conto effettivamente di quanto tempo ci vuole per fare il progetto. Ma soprattutto ci si rende conto se ci sono delle azioni che sono eccessive, perché tante volte uno fa un progetto e fa l'impossibile. Come? Vabbè, io ho messo 13, poi sì, qua poi l'unità di tempo la scegliete secondo del vostro progetto, metti mesi, metti settimane, vi renderete conto quando fate il Gantt, su questo si fa il progetto, che molte azioni sono eccessive, eliminiamo azioni, o magari che non avete calcolato altre azioni e quindi dovete aggiungere altre azioni, per esempio la pianificazione, l'idea grafica per la segnaletica, non so, altre cose. Quindi questo è molto interessante. Il budget poi, la nota dolente, di sempre. Il budget si fa tenendo in considerazione il Gantt, abbiamo visto prima, quindi tutte le azioni e tutti gli obiettivi, ma soprattutto il Gantt, perché con il Gantt tu vedi tutte le azioni, quanto tempo ci vuole per fare quelle azioni. Quindi se per esempio tu hai bisogno di 5 mesi uomo per fare una cosa, devi destinare 2.000 euro. Se invece quella cosa te la fanno in 1 mese uomo, puoi risparmiare, capito? Quindi si ragiona in questo termine, lo staff necessario, individuare l'impegno necessario, ora lavoro, giorni lavoro, individuare gli strumenti di attrezzatura necessari, i costi e le licenze. Okay. Quindi questo poi era un caso di studio, però in breve questa è la base per fare i progetti, dovete tenere in considerazione delle cose che sembrano banali, tante volte si danno per scontato, però poi quando ti metti a fare i progetti ti scontri sempre sulla scadenza che te la sei persa, sui documenti che non sei riuscito, devi andare a correre a prendere tutte le firme. E quindi questo è quanto. Grazie. Ci sono domande?